ma io resisto fino a un po' dopo. Sono bianco, nato in Italia, non sono nato nei campi di cotone. Certo, ma da solo devi svilupparsi. Io ho fatto vedere solo un po' di come suona B.B. King, ma non sono B.B. King, quindi mi viene naturale anche cambiare. Le posizioni, ecco, la particolarità di B.B. King è che con l'indice suona, questo l'ho capito senza vederlo, ci tengo a dirlo, perché una cosa che non ho detto è una volta, sempre sta una volta non c'erano i video, non c'era niente, non c'era. Quindi ognuno ascoltava i dischi, metteva sul giradischi e ognuno ascoltava con le proprie orecchie. E io ho delle orecchie grandi, abbastanza grandi, e riuscivo a decifrare a orecchio quello che sentivo, e ho immaginato che lui suonava proprio quel dito qua, non qua, cioè la tonica. Dopo tanti anni sono riuscito a vedere B.B. King e avevo ragione. Mentre la maggior parte suona così. Invece B.B. Thank you.
Mazzino suonava così con la corda e con la santa. Che corde sono? Che corde sono? Che corde sono? Che invece spacca subito. Alla marca? Ma io di solito compro le cose del. Che non sono neanche qua. Ma con che scalatura? Ma dipende anche dal gauge, cioè dal spessore. Cioè lo spessore, più fine sono è più facile. Tu cosa? Quale usi? Quale usi? 9? Come? Usa il 10 lei? Perché 10, sì. No, le scelgo sciolte, separate. Non è una muta di cose. 10, 12, 16, 24, 34 e 48. E me le faccio da solo le celle. Questi due, poi Muddy Waters era già uno che suonava in maniera più rurale, no? Con meno assoli, cose molto più semplici, quasi acustiche. In effetti sono partiti tutti. Primi anni 70,
Io ero abituato a sentire il British Blues, Eric Clapton, Johnny Winter, queste persone lì, con tanti assoli. E uno mio, un mio amico mi ha detto, ma prova a sentire Muddy Waters, B.B. King, perché loro sono quelli che hanno insegnato a Eric Clapton, eccetera. Io ho provato a ascoltarlo e ho detto, boh, non fanno due note. E poi, però avevo fiducia anche un po' in questo mio amico e ho continuato ad ascoltare. E lì un po' alla volta ho scoperto quanto più ricchezza c'era in quella musica di quella dei famosi power trio assoli interminabili, no? Ho cominciato veramente a respirare di più in quella musica, perché respiravo anche dell'aria fresca, dei silenzi, delle pause loro. La differenza è che loro fanno le pause, cioè fanno due note e poi senti, dopo quelle due note senti sotto c'è l'altro che fa. Cioè, è tutta un'altra cosa. Quando li ho visti dal vivo poi, cioè, ho visto Muddy Waters 10-12 volte, e quando è proprio da qui a lì, sentivo come se la musica passasse raso terra, un po' sopra la terra, cioè ti arrivava così. Sentivi leggerissimo, perché loro, quella musica è la loro musica, il blues non è la nostra musica, noi possiamo anche provarci, però dopo due pezzi metti giù la chitarra, perché non riesci a dare quella sensazione di surplus, così. È stato importante vedere queste persone per capire fino a che punto noi possiamo fare. Sì, cioè, qua ormai ci sono tutti che suonano blues, però fanno una cartolina sbiadita di quello che è il vero, la freschezza, manca la freschezza. Io mi conosco troppo bene, conosco i miei limiti, posso imitare volendo. In testa, dopo un po' che suono in un certo modo, riesco a entrare in qualche modo in quella musica lì o in un'altra musica, però dura poco e manca tutta una serie di cose che loro hanno, perché loro vivono quella musica, perché vivono così, mangiano così, respirano in un certo modo e parlano soprattutto in un certo modo. Noi non è che facciamo i bluesman qua. Inutile. Per piacere di farlo, certo, si fa, ma non bisogna essere troppo seri, se no viene da ridere, a me fa ridere. Io vado questa roba qua. Scusate, ma ogni tanto dico la mia. Però tutto serve. Qualcosa bisogna pure ascoltare, imparare nella vita, no? Quindi c'è anche il blues, certo che c'è il blues, non c'è il rock and roll. Rock and roll! Ce l'ho qua, è rock and roll. Il batterista è andato a fumarsi una sigaretta a un certo momento, sentirete dopo. Thank you.
quasi un po' di note, vabbè, però, però sono le basi di... Sono domande? Ah, dicevo, quelli non sono accordi, sono bicordi. Eh sì. Sono bicordi. Eh sì, purtroppo non c'è molto tempo per andare a mettere, cioè, a tutte le cosette. No, no, faccio no, sentire un po' così lo stile di vari chitarristi. Ci vorrebbe più tempo per... Cerco di dare solo degli spunti di, per uno, poi va a cercarsi, va dove bisogna andare in cerca. Sono le semicode. Le origini del rock and roll, così, non c'erano grandi virtuosismi, però c'era questa cosa particolare. Chuck Berry si sente subito, uno ascolta due secondi e Chuck Berry, uno ascolta due secondi B.B. King, riconosce B.B. King, riconosce Jimi Hendrix, quindi io cerco di fare quelle piccole cose che identificano un certo stile di musica. Per esempio, adesso io, scusate, ma quando cambio da un genere all'altro devo un po' concentrarmi, non mi viene subito, bisogna entrare un po' alla volta. Adesso provo a fare quei chitarristi tipo Eric Clapton, per esempio. Eric Clapton, che deriva anche lui da blues. Thank you.
Questa è una delle cose più identificative di Jimi Hendrix, no? E bisogna tirare sia il mi che il si, tutti e due contemporaneamente. Prima mentre si tira la corda si suona il mi cantito.